Allora, come sappiamo, da un po' di anni, da diversi anni, ci sono vari gruppi pagani in Italia che cominciano a essere attivi e c'è il gruppo nostro amici, i nostri amici di Sacre Radici, che è un gruppo abbastanza ben affiatato, che organizza due rituali all'anno, quello di Calen di Maggio, Notte di Valpurga, Beltane, come lo potete chiamare in base ai riferimenti di tipo religioso pagano, ed è Halloween. Quest'anno è stato un rituale un po' particolare in quanto gli organizzatori classici, soprattutto la Zoe, che alcuni nostri ascoltatori conoscono, erano negli Stati Uniti per motivi personali e perciò si sono dovuti arrangiare l'altra associazione. È stata anche una prova perché praticamente quest'anno erano solo elementi italiani che organizzavano la cosa. Il rituale è riuscito bene, abbiamo dovuto cambiare il posto per motivi di ragioni tecniche e è riuscito, è stata una partecipazione. In cosa consisteva questo rituale, durato appunto sabato e domenica. Allora, c'era un cerchio di presentazione, praticamente si è fatta una camminata su una montagna, si è messi in cerchio, ognuno si è presentato e ha detto cosa voleva dalla partecipazione al rituale. La sera abbiamo fatto un po' di baccano con tamburi e altri strumenti musicali, penso che avremmo svegliato tutto l'eco e il circondario. Ma d'altronde era anche giusto, abbiamo fatto un rituale intorno al fuoco, eravamo ben attrezzati di tamburi quest'anno, strumenti musicali, ci siamo fatti sentire parecchio, siamo andati avanti fino all'una di notte, partendo dalle 10 di sera, e il giorno dopo abbiamo fatto l'albero di maggio. L'albero di maggio è praticamente un rituale collettivo, in cosa consiste? Viene piantato un palo al centro di un cerchio e vengono segnati i quattro elementi. Su questo palo al centro del cerchio vengono fissati dei nastri colorati che ognuno porta in base alla propria preferenza del colore. Hanno una certa lunghezza, questi qua vengono fatti scendere lungo il palo, poi ognuno prende il suo nastro e si comincia a girare, gli uomini in senso orario, le donne in senso antiorario. Ogni volta che si incontra qualcuno si fissa attentamente negli occhi, si passa una volta alla sua destra, una volta alla sua sinistra, finché girando si forma l'intreccio sull'albero. Man mano che appunto uno gira, questo si accorge e alla fine si arriva vicino, si lega il tutto e si è formato l'albero di maggio. Dal punto di vista dell'effetto cromatico è molto bello perché appunto potete vedere tutti questi colori che ci sono, queste decine e decine di nastri, proprio l'albero viene completamente fasciato e dà una forma molto bella proprio, questo significa la fusione della cosa. All'inizio c'è l'apertura, c'è la chiamata dei quattro elementi, dei quattro cardini del mondo più nel centro e praticamente c'è questa corsa. Quest'anno è stato aggiunto anche il discorso del piantare una piantina. Ognuno portava con sé una piantina in base alle sue preferenze. Si è aperto il cerchio sacro e poi ognuno in fila indiana, quando trovava un posto dove voleva piantare la piantina, piantava la piantina. Abbiamo girato tutta la mattina praticamente per trovare i posti, perché i posti erano all'interno del bosco, non erano preordinati, e di conseguenza, quando si sentiva ispirato da un certo posto, si fermava. Tutti stavano lì ad assistere alla cosa, scavava un buco per terra, piantava la sua piantina e diceva qual era l'intento per cui piantava la piantina. Questo lo diceva ad alta voce. Poi si chiudeva il cerchio e si faceva anche un rituale di purificazione, cioè si passava tra due fuochi e uno diceva cosa voleva lasciare all'interno di questi due fuochi o se non voleva lasciare niente. Quest'anno è stato aggiunto, visto che i nostri amici di Sacre Radici hanno anche un riferimento più celtico, è stato distribuito dalle due divinità evocate, praticamente è stato evocato una divinità maschile e una femminile, quella femminile è Flora, per quella maschile, questa volta se non sono stato io l'evocatore della parte maschile, ho chiamato Pan, perché è il dio che mi è più simpatico, e Flora distribuiva a caso, che poi il caso non esiste, un fogliettino con all'interno un simbolo. E sono state usate le rune perché le persone che hanno organizzato questo tipo di rituale erano più legate a un aspetto di tipo celtico. E è stata un'altra appunto variazione alla cosa. Alla fine si è fatto un nuovo cerchio esterno a questo e si è detto le proprie sensazioni, cioè uno raccontava cosa, perché aveva partecipato e cosa aveva provato. Questo in sostanza sono praticamente. A parte poi altri tipo i classici rituali intorno al fuoco con i tamburi, strumenti musicali, queste sono state in sostanza due giornate pagane ben riuscite appunto nella zona di Lecco. Ringraziamo i nostri amici che l'hanno organizzata, gli amici del Vento che hanno partecipato. La partecipazione è stata abbastanza consistente, soprattutto quello che contata è la qualità, tenendo conto che poi una cosa molto diciamo, interessante e molto bella.
è che ogni anno ci sono sempre nuovi elementi che ne entrano, di conseguenza si deve sempre ripartire a ricreare una nuova affinità, una nuova amicizia. Esistendo pure un nucleo stabile di persone, si è creata questa affinità, comunque si riesce molto facilmente a introiettare all'interno questo. Io premo molto con gli amici che hanno titubanze sui rituali pagani di partecipare, almeno perché si rendano conto di cos'è un rituale pagano, cioè nel senso che un rituale pagano non viene costruito perché c'è un sacerdote che compie, ma ognuno può partecipare in una certa maniera, è una propria scelta. Tanto per dire, l'evocazione dei punti cardinali non è stata attribuita da un sacerdote, ma si è messo in cerchio e si diceva chi vuole evocare l'est, chi vuole evocare il sud, chi vuole evocare il nord, chi vuole evocare il centro, e ognuno poteva sceglierlo. Cioè non serviva la qualificazione dei titoli o chissà quale consacrazione o chissà quale iniziazione o chissà quale riferimento o quale divinità ognuno seguiva. Cioè, bastava la volontà e la determinazione nel fare questo. Nessuno stabiliva, ad esempio, i colori. Ognuno era libero di portare il colore che preferiva. Non c'era una dominazione cromatica come c'è nel cristianesimo che pongono sempre il nero o pongono la staticità. E tutte quante una serie di cose che vengono realizzate sempre in questa maniera, cioè in maniera collettiva. Anche chi organizza dal punto di vista tecnico la cosa non ha mai la volontà di dire facciamo questo. Anzi, se nel durante il fare questo qualcuno vuole introdurre delle variazioni, è liberissimo di farlo. Ad esempio, anche l'evocazione delle divinità, dei punti cardinali, questo avviene sempre in base usando gli strumenti a caso. Uno può usare solo la voce, l'invocazione, uno può usare degli strumenti musicali, ma questo non è codificato, non è codificabile. In più, questo rituale non è un rituale che deve essere ripetuto in maniera meccanica. È sempre ripetuto, viene fatto con la costruzione, con la fantasia dei partecipanti. Di conseguenza non c'è il problema, come dicono alcuni, che bisogna ripetere i rituali in maniera stupida e rigida, come possono compiere i cristiani, che ci devono essere dei percorsi fissati. No, si va sempre in base all'inclinazione e all'aspirazione delle persone, sempre in base alla necessità, sempre in base alle scelte. E queste scelte vengono sempre dettate in maniera collettiva e ognuno accetta. Anche se ci esistono dei riferimenti che possono essere diversi dalle divinità, il problema non esiste. Io sono più un pagano di tipo mediterraneo, benissimo, non ho problemi quando qualcuno evoca divinità di tipo celtica, perché so che troverò degli amici, che troverò delle simbiosi con queste divinità. Nel cristianesimo questo non può avvenire, il cristianesimo passa sempre per la distruzione di tutto. Ecco, questo era quello che volevo un attimino raccontare del rituale di Lecco, anche perché appunto questo rituale, proseguendo da molto tempo, ha una certa importanza perché ormai essendo consolidato è diventato un punto di riferimento proprio classico per i rituali pagani, almeno nell'ambito del Nord Italia. No, 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 continua pure. allora. Beh, casomai se qualche ascoltatore ha il problema di chiedere qualcosa di più specifico, qualcosa di particolare, qualcosa sull'argomento, io sono ben contento di essere qua a disposizione. Noi quello che facciamo sull'altipiano di Asiago è il terzo anno questo, Sì. no? Che lo facciamo, per cui un po' alla volta si sta consolidando anche questo, insomma. Chiaramente occorrerà una decina d'anni perché un rito riesca a Sì. svegliare un territorio e anche aprire il cuore degli uomini, però diciamo che sta andando molto, molto Sì. bene, molto bene direi. Sì, anche perché cioè, le cose si notano, nel senso che esiste un'accelerazione nelle cose. Ecco, allora, se qualche ascoltatore vuole maggiori informazioni su questo rituale, poi se anche chi ha partecipato con me a questo rituale della zona che è in ascolto vuole intervenire e dire la sua, raccontare le sue esperienze, perché logicamente ogni esperienza è diversa. La mia è stato un racconto abbastanza sintetico e veloce della cosa. Bene, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Sì, ma io, siccome ho detto parecchie volte che non gradisco le telefonate, allora probabilmente l'ascoltatore mi ha detto meglio che non li telefoniamo. Ho No, ma detto. io Sì. accetto più volentieri le telefonate, anche perché Sì, certe sì. volte sono particolari che metti una persona non dice. Non perché siano segreti, ma perché li reputa quasi ovvi, li reputa appunto Pronto? parziali. Cioè. Telefono da Vicenza. Buongiorno, dimmi. No, sono rimasta incuriosita dal rituale che raccontava il signore che lei Francesco. con lei.
Sì, Quello del Francesca. nastro, lui parlava dell'albero, Sì. ovvero dei nastri, la Sì. danza dei nastri. Sicuri che sia una danza pagana? Sì. Cioè, siete sicuri? Dove l'avete trovata Beh, questa? questo allora, ci sono, praticamente è un rituale di tipo celtico, però questo rituale è stato fatto anche un rituale di tipo politico. Esisteva l'albero della, ad esempio, all'inizio della Rivoluzione francese, esisteva questo albero della libertà in cui si compieva lo stesso rituale. Sicuri che siano dei rituali? Sì, Sì. ma guarda che Cioè, avete addirittura era trovato un rituale addirittura politico, proprio, cioè in Francia, politico addirittura? No, politico. perché erano danze e giochi che si faceva regolarmente quando ero Certo, piccola io. certo. E Sì. l'abbiamo fatto anche non molti anni fa, diciamo 7-8 anni Sì. fa, per il matrimonio di una nostra amica. Abbiamo fatto Certo. questa bellissima danza davanti alla chiesa con questi nastri, eccetera. Ed è venuta bellissima. È stranissimo adesso sentire dire che è un rituale celtico e politico, ma quale valore poteva avere, cioè quale simbologia poteva avere? Io non sono riuscita I a molti che capirlo. diventano uno. No, ma Prego. praticamente c'è anche la fusione, cioè il discorso di simbiosi, ma praticamente. Scusate, vuoi per No, telefono? io vi lascio. Ok, adesso Senta, Francesco ti risponde, grazie Lisa. un'ultima curiosità, un'ultima Sì? curiosità. Sento che fate dei rituali ad Asiago. Sì? Fate. Cosa? Ho sentito Sì? nelle trasmissioni precedenti che lei parlava di rituali, Facciamo un rito sì, sull'altipiano di Asiago, Asiago. sì. Per caso, è nella zona del Candelaba? No. No, no, non è lì. Ah, No. allora voi siete. Ho capito, va bene. Ok, Buona serata. buonasera a lei. Ciao. Allora, diamo una spiegazione a questo tipo di rituale. Allora, il rituale viene compiuto sotto con dei nastri di tipo colorato e ogni colore rappresenta le persone. E io, ad esempio, ho una preferenza per il colore viola, perché il viola è un bel colore, ma poi anche l'imperativo del verbo violare. Benissimo. Allora, in cosa consiste questo rituale? Praticamente è un tentativo di unione mantenendo le differenze. L'intrecciare dei nastri è anche l'intrecciare della nostra esistenza. Basta ricordare che, ad esempio, nell'antica Grecia c'era l'abitudine di mettere dei nastri colorati attaccati agli alberi, e questi alberi, questi nastri attaccati agli alberi, raffiguravano le persone e il loro movimento era il fluire della vita. Perciò, cioè, il riferimento è ben antico. Allora, l'intreccio dei nastri significa proprio la volontà delle persone ad agire in maniera coordinata per cercare di creare un'unione, un qualcosa di simbiotico, cosa che li unisce, mantenendo le proprie differenze, non sopprimendo le cose. E il fatto che ci sia la volontà di intrecciare le cose, cioè nel senso la volontà collettiva di portare in comune queste esperienze rappresentate dai colori. Alla fine ne esce, chiamiamolo noi che conosciamo un arlecchino. L'arlecchino è la somma di tutti quanti i colori, è la possibilità di tutti quanti i colori. Arlecchino è lo stregone, te Sì, l'ho già detto. beh, d'altronde, cosa significa? È la possibilità di fondere più esperienze, più realtà, mantenendole nel loro specifico, nel loro valore, e che diano un contributo, cioè un effetto sinergetico. Dicevo che questo è un rituale anche di tipo politico, perché se voi prendete alcune raffigurazioni dell'inizio della Rivoluzione francese, esisteva l'albero della libertà, e il rituale era compiuto nella stessa maniera. Addirittura veniva imposto un cerchio all'incima che ruotando permetteva l'intreccio. Addirittura nelle università tedesche dell'Ottocento, ed addirittura Hennig che ne è partecipato, alla notizia della Rivoluzione francese, gli studenti universitari scesero giù nelle piazze e fecero lo stesso rituale dell'albero della libertà. Proprio perché, essendo liberi di partecipare, ed essendo liberi di intrecciare, ed essendo liberi di creare e di unire con la propria volontà, rappresenta la libertà. Di conseguenza è un rituale antichissimo. Non è solo un rituale, esiste anche un rituale di tipo celtico in questa maniera, però è l'albero della libertà, è l'albero di maggio. Nel processo di Giovanna d'Arco, fra le altre cose, accusarono Giovanna d'Arco di andare alla quercia, al Sì. vecchio albero, ad intrecciare nastri, Sì. e che erano. In tutte le ritualità pagane voi troverete sempre la fusione, cioè tanti che diventano uno per ridiventare tanti. Tanti che versano le loro cose,
rispetto all'altro e ricevono dall'altro. È proprio un travaso di energia vitale. Questa è l'essenza stessa dei riti pagani. E d'altronde anche la tessitura è un aspetto magico, proprio perché riesce a trovare un ordito, riesce a dare una forma, e l'unione di questa forma crea un tessuto. Questo tessuto è possibile soltanto dal fatto che sia ordito, che sia ordinato. Il problema vero è che i cristiani hanno tentato di svuotare il rito, togliendo l'intento per cui si faceva il rito. Cioè, ogni rito pagano va a indicare la libertà laddove degli ostacoli la bloccano. Cioè, se io faccio un rito pagano adesso, io indico gli ostacoli che bloccano il mio sviluppo. E nella vita, nel sistema sociale, nella storia, eccetera, ci sono sempre degli ostacoli da rimuovere e da indicare. Quando io indico quegli ostacoli, non faccio altro che manipolare il mio intento. Cosa hanno fatto i cristiani dei riti pagani? Gli hanno tolto l'intento. Per esempio, quando io vi leggo le divinità romane, non ve le leggo come ve le hanno insegnate i cristiani, ve le leggo attraverso l'intento, cioè attraverso il loro potere, attraverso, chiaramente non è che afferro tutto, afferro quello che riesco a percepire, però vi leggo queste cose. Quando viene fatto un rito pagano, importante è l'intento. Chiaramente i cristiani lo hanno fatto come gioco, cioè nei giochi di paesi, nelle sagre di paese, è rimasto l'albero della cuccagna, cioè tutte queste forme. È un retaggio. E però a loro interessava svuotarle dell'intento, ma le persone hanno un loro sentire, hanno un loro percepire. Esiste l'archetipo anche. Esatto. Quando noi facciamo una ritmazione, quando facciamo delle cose ritmate, delle cose che hanno un fine, non facciamo altro che svegliare il nostro sentire. Noi riusciamo a percepire cose che, anche se noi non sappiamo più perché facciamo certi gesti, ma quei gesti vengono dal nostro di dentro, dal Dio che cresce dentro di noi. Per cui noi comunque sviluppiamo riti pagani anche se i cristiani ci affossano. Chiaramente a noi ci interessa aprire il sentire, aprire le cose, aprire quella relazione col mondo. Per cui ci interessa anche la consapevolezza di ciò che facciamo. Sì, ma questo è fondamentale, cioè capire il significato delle cose, nel senso che molte cose che noi facciamo le facciamo non dando significato e valore a quello che compiamo. Se noi ne fossimo coscienti di quello che compiamo, avremmo una maggiore percezione delle cose, ne avremmo un dominio e ne avremmo una comprensione maggiore. Anche ai tempi di Roma, per esempio la festa di Vesta, si inghirlandavano gli animali invece. Sì. C'erano tutte questo tipo di feste, di festa che era sacra perché è il momento di interazione fra l'individuo e l'altro, l'individuo e il mondo circostante. Questa è la sacralità nel paganesimo, in fondo. No? Cioè, sì, io chiamo gli dèi del mondo circostante, li chiamo per il mio intento, per le mie predilezioni. Per cui io dico quali sono le mie predilezioni perché chiamo quel Dio, chiamo quella divinità. È un'affinità che esiste. E questo è il paganesimo. Cioè, in realtà, questo è il paganesimo. A proposito, non faccio il rito alla Caberlab, è inutile che mi diciate dove, come, quando. Il rito che facciamo sul altipiano di Asiago è un rito riservato, nel senso che le persone, non è segreto chiaramente, però faccio in modo che le persone siano protette da quello che è la curiosità e la morbosità di chi vorrebbe. È anche giusto, perché noi non lo facciamo una relazione, diciamo, di puramente teatrale, lo facciamo per noi stessi, di conseguenza. Per noi, quel giorno che faremo dei riti pubblici non ci sarà nessun problema. Lo faremo in una piazza, esatto, in piazza principale, davanti al Duomo, in piazza San Marco, in piazza Duomo, non so come definire le piazze principali delle varie città, insomma. Cioè, non è importante, l'importante è che esistono dei riti personali, individuali, esistono dei riti collettivi, dei riti di gruppo, dei riti sociali, dei riti ufficiali. Sì, dei riti pubblici. Dei riti... Per esempio, perché un bosco è sacro? Se un bosco è sacro perché gli uomini dicono che lui è sacro. Ma se gli uomini dicono quel bosco è sacro, significa che nessun uomo va a tagliare l'albero di quel bosco. Significa che quel bosco può sviluppare la sua coscienza, la sua consapevolezza. Significa che quel bosco ripaga la mia intenzione, per cui io lo considero sacro, proprio per la sua crescita, mi ripaga in termini di energia. Allora io creo una relazione col bosco perché io lo ritengo sacro. Se nel momento stesso che quel bosco io lo ritengo sacro, quel bosco automaticamente può sviluppare la sua coscienza e attinge da me e io posso attingere dal bosco. Cioè, nel paganesimo le relazioni col mondo sono diverse dal cattolicesimo. Sì, anche perché c'è un discorso di saper riconoscere le cose. Sì? Nel momento in cui tu riconosci... Parlo con Claudio. Sì, sono io. Ah, ciao. Ciao. Ho ascoltato gli oracoli caldaici, sì. I frammenti. Io volevo chiedervi questo.
Quando il padre sottrae se stesso per generare altre volontà indipendenti da sé, in che modo lo annulla se stesso? Il Big Bang. Sì, è presente il Big Bang? Sì. Il Big Bang c'è l'annullamento della coscienza di sé. Ti parlo per... mi senti per radio? Sì, sì. Bon. Allora ti dico... volevo chiederti un'altra cosa. Sì? È una necessità oppure c'è proprio un principio... oppure c'è proprio la volontà di autodistruggersi? No, è la volontà per ricrescere, per rinascere. Allora metto giù e mi Ti spiego, certo. Grazie. Certo, ciao, ciao. Allora, cambiamo argomento, Francesco. Giustissimo, benissimo. Tanto allora, per gli oracoli caldaici, quando dico il padre sottrae se stesso, è perché il nostro noccio, il noccio di quello che è il paganesimo, non sono le forze in sé, è la coscienza. Cioè per noi è importante la coscienza e la consapevolezza. La coscienza del Dio che mi sta attorno, la mia coscienza, la coscienza di Francesco, la coscienza del radioascoltatore, questo è importante. Quando dico il padre sottrae se stesso, significa che all'atto del Big Bang, chiamiamolo Big Bang perché ormai la scienza parla di Big Bang, dove nasce il caos, viene distrutta la coscienza universale. È il Brahmano, Brahma, Brahma. Cioè, cessa di essere, in quel momento viene distrutta quella che è la coscienza universale. Cosa significa? Significa che si dà via a un processo di ricostruzione, non rispondo alle telefonate finché non ho finito il discorso, perché è abbastanza complicato, per cui va via a un processo di ricostruzione della coscienza universale. Diciamo che in questo momento non esiste nessuna coscienza creatrice, ma esiste il presente che va a costruire la coscienza universale, per cui ogni essere è un Dio che costruisce se stesso. Per quanto riguarda necessità, necessità è una qualità inerente all'energia vitale. L'energia vitale si muove per necessità, una sua qualità, una qualità della materia, se così vogliamo. L'intento è il movimento dell'energia vitale che si trasforma in coscienza. Cioè l'energia vitale, come movimento assoluto, è quello di trasformarsi in coscienza. Come lo fa? Lo fa come può. E trova tanti sistemi per trasformarsi in coscienza. Per trasformarsi in coscienza uno dei nostri è la natura, perché la natura è un modo per trasformare dall'inconscienza alla coscienza. Cos'è la volontà? La volontà è quando si forma una coscienza che somma alla necessità che l'ha generata la propria volontà. Ma allora se somma la propria volontà alla necessità che l'ha generata diventa un Dio. Questo è il termine di Dio. Dopodiché i percorsi sono infiniti. Spero sia stato chiaro, no? Cosa dici? Sì, ma infatti... Per cui il padre sottrae se stesso, però la sostanza del padre, cioè necessità, intento, energia vitale esistono, ma non hanno coscienza, non hanno volontà di determinazione, possono solo seguire il moto. Questo, dopo il moto crea la coscienza e la coscienza somma la propria volontà, allora sceglie, decide, discrimina, determina, sceglie come svilupparsi al meglio. D'accordo allora? Noi non ci frega niente di quello che fu prima di questo momento, perché quello ha cessato di esistere. Se dopo la fine si ricrea la memoria è un altro discorso, non ci interessa niente. Però sappiamo che non esiste in questo momento nessuna volontà creatrice. Non esiste, non esiste, è una truffa. Se parlare di un Dio creatore è una truffa. Parlare di causa che produce questo è una truffa, perché la causa prima non esiste. Esiste però la qualità degli oggetti che esistono. Gli oggetti hanno delle qualità, hanno delle tensioni, hanno dei moti. Cosa dici Francesco? Sei stato chiaro? Sì, ma difatti, quello che appunto anche è sempre da riaffermare, che suscitando il pericolo della creazione, che è un concetto assurdo ed è soltanto monoteista, e implica il concetto della distruzione, cioè che io posso distruggere qualcosa in quanto Dio l'ha creato. Di conseguenza, qual è il cristiano? Quando guarda qualcosa, lo guarda perché è una creazione di Dio, non perché abbia valore, ma perché Dio l'ha creato, l'ha presentato così. Perciò Dio lo può anche distruggere. Un pagano guarda qualcosa perché sa che questa è una divinità ed è in se stessa, ha un valore. Non serve che sia il pagano a riconoscerlo. Cioè, se anche un uomo non si accorge della potenza della natura o di un bosco sacro, questo bosco sacro in sé ha un valore, ha una capacità. Non ha bisogno che io la riconosca, potrò essere io incapace a vederla. Il valore è in se stesso, non è Dio che l'ha istigato, non è Dio che l'ha messo dentro, non è Dio che si manifesta. Il bosco sacro è sacro in se stesso, senza il bisogno dell'intervento di un Dio o di un'entità esterna. Non c'è bisogno che un Dio vada a consacrarlo, a farlo santo, lo vada a purificare, lo vada a salvare. Perché non ha bisogno di questo? Perché lui è. Cioè, questo è fondamentale. Lo dichiaro sacro per gli esseri umani, per il sistema sociale in cui vivo. Visto che è proprio a tagliare legna, quel bosco è sacro. Quello non si tocca.
Vabbè, ma è una scelta, è una regola che io faccio, è una mia capacità di capire le cose ed è una mia capacità anche di adeguarmi, anche perché appunto io non taglierò quel bosco sacro perché io l'ho riconosciuto e l'ho percepito sacro, non perché Dio me l'ha comandato, perché se Dio me l'ha comandato lo trovo assurdo, perché se Dio se ne accorge io non me ne accorgo, sono forse minore di Dio, cioè non ho questa capacità. Cioè, il problema è sempre questo. I cristiani vedono sempre nel mondo una manifestazione, una creazione di Dio, perciò il Dio può distruggere, può annientare. Un pagano, vedendo che ogni cosa ha un proprio valore, non può fare questo. Ricordatevi che la distruzione dei paganesimi lituani, lettoni ed estonia, che furono fra gli ultimi paganesimi a essere battuti, fra le altre cose, abbastanza relativamente, avvenne attraverso la distruzione dei boschi sacri. Sì. Cioè i boschi di querce, di tigli e quello che era, vennero abbattuti albero per albero solo per distruggere il paganesimo. Cioè avevano una tale paura del potere del bosco i cristiani che sterminarono gli alberi proprio per distruggere il paganesimo. Ma addirittura esiste uno studio scientifico in Italia in cui dice che nel Medioevo e dopo quello dell'Impero Romano si abbattevano più alberi che nell'Impero Romano, al massimo del suo splendore. Allora, che significato aveva questo? Se al momento del massimo splendore dell'Impero Romano si abbattevano meno alberi che nella fine del suo impero, cosa significa? Significa che c'erano delle ordini di preti cristiani, che andavano in giro a distruggere i boschi solo perché erano boschi, solo perché erano sacri. Non andavano ad abbattere un albero perché avevano la necessità del fuoco, ma andavano soltanto ad abbattere l'albero per il gusto della distruzione e per sradicare un qualcosa, perché praticamente ogni essere vivente per il paganesimo è un ponte di conoscenza e di contatto, ed ogni essere può trasmettere qualcosa. I cristiani questo lo sapevano, cosa hanno fatto? Hanno distrutto i boschi sacri, l'hanno fatto in maniera proprio cosciente, voluta, non l'hanno fatto per errore, non l'hanno fatto per incidente, l'hanno fatto con volontà, cioè nel senso di distruggere qualsiasi cosa, ed è una caratteristica di ogni monoteismo, quello di distruggere sempre qualcosa. Un'altra cosa a proposito degli oracoli caldaici, andiamo un po' di qua. Col termine padre negli oracoli caldaici abbiamo il padre che sottrae se stesso, cioè che elimina la coscienza, ma come padre intendiamo necessità ed intento perché sono unità generatrici, e col termine padre non indichiamo anche l'energia vitale che partecipa alla costruzione di ogni essere, di ogni coscienza, di ogni materia. Col termine padre non indichiamo mai una volontà. Non c'è mai l'indicazione di una volontà, è solo l'interpretazione di Proclo e di Porfirio, eccetera, che purtroppo ci portano a questo. Ma questa è la nostra sfida con loro, e qui i cristiani è nata roba ancora. Per cui ricordatevi sempre: con necessità, con un padre viene indicato una coscienza che sottrae se stessa, cioè che è sparita, ma perché è sostanza dell'esistente. Necessità ed intento, che sono le due forze poderose che esprimono qualunque cosa che esiste. E la sostanza è l'energia vitale. Quando io vi ho parlato del panteismo, no? Il panteismo cos'è? Cosa vedono i veggenti panteisti? Vedono l'energia vitale che pervade l'universo. Allora dico, questo è sicuramente Dio, ogni cosa è Dio, ogni cosa partecipa a Dio. Ma l'energia vitale non ha coscienza, non è consapevole di se stessa. Sono le singole coscienze che la comprimono, la usano e la espandono. Allora, loro sono abbagliati dalla luce dell'energia vitale e non sanno distinguere l'energia vitale dalla coscienza. Sono due cose diverse. Hanno due splendori diversi, comunque, ma si distinguono tranquillamente. Beh, anche perché dubito che i monoteisti abbiano capito qualcosa. Beh, no, ma i panteisti hanno avuto visioni, sicuramente. Sì, però è un discorso di affinità, però appunto il monoteismo non ha mai avuto la capacità di comprendere qualsiasi cosa. Il monoteismo è soltanto una delle operazioni politiche elevate a sacralità. Cioè, no, deve essere cuffia. Cioè, i monoteisti hanno fatto delle operazioni politiche, hanno detto questo è Dio, questo è sacro, io sono... No, ma ad esempio... Questo hanno fatto. Io ad esempio voglio ricordare, c'è una frase di Safo che dice, fa, Afrodite è tessitrice di inganno. Quando mai un cristiano potrebbe dire, fa, Gesù Cristo è un tessitore di inganno? Sarebbe sicuramente... Cioè, neanche pensa di dirlo. Cioè, non avrebbe questa... Infatti, è l'inganno. Cioè, nel senso che proprio sanno che l'inganno è impuro per... Cioè, ma allora... Un essere umano che può dire questa divinità
detesta l'inganno, okay. Significa che io ho la capacità di percepire anche l'inganno, che io sono attrezzato per poterla affrontare, per poterla riconoscere e poterla discriminare. Nel momento in cui, ma tra l'altro si dice tessa l'inganno, significa compie un'azione, nel senso che ha una volontà, ha una tecnica. Nel cristianesimo esiste soltanto il Dio che crea, non ha una tecnica, cioè non ha una trasformazione. Tessere significa tosare la pecora, tirare la lana, calare il filo e andare a tessere con uno strumento. Se io dico Afrodite è una tessitrice di inganni, significa che le usa una tecnica, che ha bisogno di costruire, che ha bisogno di agire, ma significa che io posso anche percepire nel momento in cui crea l'inganno e devo discriminarla. E il fatto che la divinità mi possa ingannare significa che io mi posso anche non fare ingannare, perché l'ho scoperta. Quando mai un cristiano si metterebbe nei confronti di Gesù Cristo e dire fa no, mi può ingannare? Mai? C'è stato martedì sera qua, no? Con Franco, l'assemblea, in cui una persona simpaticissima, eccezionale, secondo me molto importante, ha detto fra le righe, nota bene, si capisce che il Cristo è venuto a portare il concetto di amore come relazione fra gli uomini. Io ho lasciato perdere, naturalmente, perché non era il caso, però si è dimenticato che nella teogonia orfica è Eros che fa esplodere il caos, che mette incinto l'uovo del mondo, no? E che i romani dicevano di essere il popolo più religioso del mondo perché avevano Venere. Cioè il concetto di Venere, la relazione di Venere come modo moto dell'anima, molto di espansione, molto emotivo rispetto al mondo, apparteneva a loro, per cui loro erano il popolo più religioso del mondo. Sì. Poi in realtà non ha portato assolutamente niente, è solo una questione di sapere come vanno le cose, no? Cioè ormai i cristiani ci hanno tramandato un mondo, cioè, non so, ho visto Pompei, no? Cioè, gli scavi di Pompei, la tecnica che si usavano, no? La tecnica di sapere, la medicina, eccetera, era a un livello straordinario. Cioè ci sono voluti veramente questo secolo per riuscire a venire fuori da quelle tecniche mediche e da quelle situazioni. Sì. Era un livello, ma anche tu voi pensate, un cristiano 100 anni fa parlare di ginecologia. Sì. Cioè no, beh, veramente. Finivi il suo ruolo. Sì, ma fino a 10 anni fa, 12 anni fa. Andare dal ginecologo in certi posti era essere puttana, insomma, cioè, basta pensare anche alla mentalità musulmana, islamica, cosa avviene, cioè, sono successi casi anche in Italia di ragazze uccise perché volevano andare dal ginecologo e reputavano la cosa sconveniente e che disonorava la famiglia, infatti sono successi in questi anni in Italia, cioè, da gente fortemente religiosa dal punto di vista monoteista. Cioè, era una delle quattro branche della medicina più sviluppate, la riparare le ossa, no? Cioè quella che è la medicina di guerra, diciamo, l'oculistica e la ginecologia è un'altra ancora, insomma. Anche i denti erano. Sì, ma non esisteva nulla che non fosse possibile. Cioè, se l'uomo acquisiva una conoscenza, una tecnica, andava utilizzata. Certo. Se ne era a beneficio dell'uomo. Questa era una cosa. Cioè non c'era bisogno che ci fosse il rabbino, il prete, il papa, il pontefice che stabilisse che questa cosa fosse buona. Se la cosa era buona, ognuno la poteva utilizzare. E aveva diritto di goderne. Le erbe, usavano le erbe a fasci, perché è stato scoperto erbe a fasci. Oltre alla tecnica, oltre alla contabilità, oltre... Ma basta pensare che nel Medioevo chi faceva nascere i bambini era considerata una strega, finiva molto spesso sul rogo. Sì, ma infatti. C'è anche questa versione, sì, di lotta strega, c'è stata una lotta per il controllo della medicina da parte di... Sì, anche questo, sì. Va bene, signori. Allora, io, visto che Francesco sta perdendo colpi, no, non è vero, stavo dicendo cazzate io vi leggo un articoletto che mi interessa, cioè, vi leggo solo il titolo, vi risparmio l'articolo. Picchia la figlia, assolto perché ha usato la cinghia. Dalla Repubblica del 30 aprile 1999. Non è vero. Lei voleva un vestito da fatina e aveva rubato i soldi. È stata cacciata, cinghiata. Allora, non è vero questo, perché l'ha picchiato usando la cinghia. Semplicemente il magistrato ha detto che il reato è ben più grave. Cioè, il reato è lesioni personali. Le lesioni personali vengono perseguite d'ufficio.
se la guarigione è oltre i 20 giorni, mi sembra, mentre invece sono perseguite su denuncia di parte se le lesioni sono fino a 20 giorni. E qui non c'è stata nessuna denuncia di parte, anche perché la situazione di casa era buona. Sta qua, beh, semplicemente... forse ti è sfuggito il particolare della vostra settimana del nuovo miracolo di Padre Pio. Sta buon, volevo arrivare anche dopo. Devo tagliare la chicca, vabbè, pensavo di fosse sfuggito il miracolo. Sì, fa strage dopo il pellegrinaggio. No, quello me la tengo per la prossima trasmissione, dopo che ho letto ciò che porta. Sì, dai, è bellissimo. Sì, infatti. È favolosa. Probabilmente appunto sai, questo nuovo miracolo, cioè, vedi la capacità di trasformare in positivo. Qualcuno potrebbe dire, ma come, non è vero? Quindi sono gli uomini che fanno questo, sì. Ma allora anche quelli che fanno altre cose, che tu chiami miracoli, sono gli uomini che lo fanno. E allora vedi che è un truffatore. Sì, ma di fatti. Cioè, sì, mi sono accusato, c'è stato qualcuno che mi ha detto, ma chi ti credi di essere tu a chiamare Padre Pio un truffatore? Ma chi ti credi di essere? E me l'ha detto così, sai. Sì. Allora io ho detto, siccome sono un apprendista stregone, ed è il mio compito sapere il possibile, l'impossibile, il probabile, il difficile e la truffa. Cioè, il mio compito. Dopodiché anch'io posso essere ingannato. Però se stiamo bene attenti, io ho un piccolo giornale, no? È un giornale inglese, i giornali inglesi titolano Santo o Ciarlatano? Chiaramente è ciarlatano. Per cui non sono solo io che lo dico, tanto per essere chiaro che sia solo un ciarlatano. Sì, ma basta pensare che sicuramente Padre Pio rientra fra i casi di psicosomatica più forti, cioè nel senso... di dovute a forme isteriche, nel vero senso della parola. No, ma secondo me era una truffa, anche non era neanche il somatismo, era una truffa bella e buona, anche oltre a questo. Sì, beh, diciamo, se vogliamo essere buoni, sì, ma se buoni. Se vogliamo essere buoni non c'era nulla di miracoloso, anche perché il Dio dei cristiani non esistendo cosa può fare? Solo che creare menzogna di inganno. Sì, ma... Però guarda che San Gennaro ha sciolto il sangue, non è mica che si faccia fregare da sto qua, no. Ma di Padre Pio ne parleremo dopo, ne parleremo a seconda trasmissione. No, me la volevo tenere sta chicca. Sì, no, pensavo di fosse sfuggita. Che... Sì. Io faccio ritagli di giornali, cioè mi sfuggono tante cose, perché ho visto che fa conto che un giornale arrivi mille notizie, no? Dopodiché a seconda o della linea politica o anche dello spazio o della rilevanza delle notizie ne tagliano almeno 500. Allora, non tutte le notizie le hai. Per esempio, il fatto che una suora sia stata imputata di corresponsabilità nello stupro delle tre figlie di un istituto, c'era solo su un giornale, c'era solo su Corriere della Sera, sugli altri non c'erano. Per cui ogni giornale seleziona chiaramente le notizie, non puoi averle tutte. Però quelle che hai sono più che sufficienti. Sì, ma infatti. Sono più che sufficienti per avere un'idea esatta di come stanno andando le cose. Un'idea esatta. Sì, no, ma infatti quello è chiaro, anche perché c'è volutamente, queste notizie vengono filtrate per impedire che ci sia un calo delle offerte dell'8 per 1000. Sì, però ricordatevi sempre, firmate per lo Stato. Vi fa schifo lo Stato? Vabbè, vi piace lo Stato? Non volete più firmare per lo Stato. Cioè no, dico questo, non firmate mai per l'orrore. L'orrore è se... Qualche volta qualcuno parla di rispetto, ma ricordatevi sempre che chi costruisce campi di sterminio non ha diritto a chiedere niente rispetto a quello che cerca di tagliare il filo spinato. Quello merita il rispetto. Magari si può dire, guarda che coglione, e aveva le pinze che non tagliava, ma guarda che coglione, e aspettava che gli sparasse addosso, però merita il rispetto. No, beh, infatti è assurdo, i cristiani infatti non hanno nessuna motivazione per essere rispettati e sono i primi a dirti che devi rispettare la loro religione. Ma perché io dovrei rispettare la loro religione se questa religione non rispetta gli esseri umani? Il problema è che non è che chiedano rispetto, perché il rispetto... Adesso lo fanno perché sono contenuti. Glielo diamo, cioè il rispetto in realtà glielo diamo. Loro chiedono sottomissione, cioè loro chiedono che noi aderiamo alla loro parvenza, al loro inganno, alla loro immagine. Cioè loro dicono, noi mettiamo in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, ma tu non devi chiamare il macellaio di Sodoma e Gomorra, devi chiamarlo il Dio buono. Ma il Dio buono è il Dio di Porfirio, è il Dio di Plotino, è il Dio di Proclo.
ma loro erano neoplatonici, loro si dichiaravano pagani. Perché? Perché avevano un concetto di bene nella vita, cioè la vita come espansione, la vita come bene, che poi decidevano di essere sconfitti, ma è il loro concetto. Voi avete la Bibbia. Voi quando mettete in ginocchio i bambini, voi mettete in ginocchio davanti a Plotino, a Porfirio. Avete bruciato i libri di Porfirio, no? Allora, mettete in ginocchio davanti a chi? Mettete in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Allora, loro chiedono a noi di rivolgersi a loro come se fossero dei pagani e ignorare che loro sono cristiani. E questo è assurdo, insomma, non ha senso, capisci? Ma anche perché nel monoteismo manca il senso della teatralità, cioè nel senso, nell'antica Grecia c'è il senso della del teatro. Quando si iniziavano le azioni teatrali, si prendeva la strada di Dionigo, la si portava fuori, si faceva. E si sapeva che quello che veniva compiuto era una finzione, era un'azione teatrale, che non era vero, era una volontà di rappresentazione. I cristiani hanno perso la capacità di percepire che la loro è solo un'opera teatrale, in cui non c'è nulla. Che la voce di Dio non è una voce che viene dall'alto, ma è stata una voce fuori scena, che è dietro le tende, che è una voce umana. Il fatto di perdere questa capacità li condanna a illudere se stessi e illudere gli altri. Nel momento in cui gli dice guarda che la tua voce di Dio è soltanto una voce di un suggeritore, e questo suggeritore si trova sotto il palco, loro vanno in escandescenze. E questo qui diventa proprio pericoloso. Il fatto è che loro non sappiano percepire la miseria della loro esistenza, del loro essere. Se loro dicessero siamo dei teatranti, tanto di complimento ai teatranti. Tanto di complimento ai teatranti. Allora, visto che ormai siamo le ultime battute e di là c'è già la Roberta che comincia dopo di noi, io vi ricordo, primo, non firmate per la Chiesa Cattolica, sono pedante, sono rognoso, rompo le palle, lo so. Quest'anno poi tra l'altro si va fino a luglio con le dichiarazioni di redditi, perciò abituato. Fino a luglio? Perciò... perciò... vabbè, lasciamo perdere, ne avremo di tempo ancora per martellare su questo, no? E il secondo aspetto è ad agosto andiamo sull'altopiano di Siago a farci il nostro rito. Sì, pronto? La Chiesa Cattolica e siamo in tre in famiglia. Te sei un psicopatico assieme a quell'altro deficiente del tuo amico lì. Grazie. Grazie. No, è importantissimo questo, eh. Cioè, ricordatevi cosa avete visto. Cioè, questa stessa frase ha lo stesso spirito, la stessa forza di chi mette le persone sui roghi. Esatto. Tenete presente questo. Non hanno nessuna possibilità di dire che quello che noi diciamo sia sbagliato, non sia vero, che noi non stiamo costruendo la vita, ma gli insulti valgono in questi termini. E dopo gli insulti c'è la persecuzione, dopo la persecuzione ci sono i roghi. O adesso sono arrivati a questo. Per il momento stiamo tenendoli a questi livelli. Ricordatevi benissimo questo è importantissimo. Cioè, se voi perdete di vista questo, ritornano i roghi, ritornano i campi di sterminio, il macellaio di Sodoma e Gomorra e chi si ritiene suo rappresentante potrà continuare a sterminare gli esseri umani. Ricordatevi che andiamo sul altipiano di Asiago ad agosto, sì, anche per svegliare il cuore degli uomini. Ricordiamo che una cosa, che esiste anche una malattia tipo psichiatrico. Salvarci, ciao. Grazie. Va bene, chiudiamo qui la trasmissione. Non c'è nessun salvatore. Non siamo salvatori comunque. Perciò se non grazie. Il Messia non arriverà più, arrangiatevi. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto.